Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Luigi's Mansion per Nintendo GameCube. Allora, dobbiamo andare a fare adesso. Dunque, abbiamo due chiavi che ci permettono di raggiungere altrettante porte. Sì, esattamente. Gira tutto e torniamo nella hall. Così andiamo ad aprire quella porta che c'era prima di sotto. Ok, che era per l'appunto. Sì, ciao. Come stai? Sì, salviamo, dai, ci siamo. Che era per l'appunto. Dunque, nel corridoio su in alto e lì a sinistra. Ok, capito, capito. Mario? Mario? Mario! C'è qualcosa qua? No. Intanto guardo per vedere se riesco a trovare dei curativi perché la vita è messa malissimo. Ok. A parte che se trovo qualcosa per il fuoco. Oh, buono. Ok, nel frattempo passa un idiota sotto casa con la musica a palla, mi pare giusto. Soldi, cazzus. Vabbè. Non che ci serva particolarmente raccogliere tutto questo. E ok, possiamo mettere qua. Dicevo, appena troviamo una fonte di fuoco, usiamola. Prendiamola perché ci serve. Sala da biliardo. Del biliardo. Ok, c'è un giocatore di biliardo. Qua mi serve fare una cosa simile a quella che abbiamo fatto con Sferruccia. Ovvero questo. Questo. E dove sei? E perché non lo riesco a... Dove sei? Vorrei colpirti. Ok, ti ho preso. Devo fare questo, devo sostanzialmente colpirlo con le sue sfere. E però dovessi darti una mossa, perché se no stiamo qua 2 giorni. Ok, l'ho preso. Non so bene come, ma in ogni caso è andata. E cerchiamo di aspirarlo perché se lo devo di nuovo ricolpire per stordirlo ci mette di nuovo 2 giorni, non mi pare il caso. Ok, prendiamoci anche tutte le perle. No, 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 non prendere quel fungo, non prendere quel fungo. Merda, merda. Le devo rifare. Ok, e allora boh, dobbiamo di nuovo ricolpirlo per finire di aspirarlo. Che palle, so che ci mette 3 ore qua adesso sto coso. Ok, e lo finiamo di aspirare se tutto va bene. E dai, un giocatore da biliardo ostinato. Va bene. E è andata. Perfetto, abbiamo anche il Buddha a trovare tra l'altro nella stanza. Qua troviamo un po' di roba, tra cui un diamante. Ma fa chi è? Ok, e allora raccogliamoci tutto e poi cerchiamo il Boo. Ok, il Boo che ce lo dà dove? Vediamo un po'. Dov'è che si illumina il tutto? Ok, aspetta. Si illumina qua, nello specchio. Sì, qua. No, non nello specchio. Piangi Boo. Ok, non te ne andare. Vieni qua. Benissimo. Good. E anche questo è andato. Quanti siamo? 14? Non male. Non male. Cominciamo a averne un pochino. Ok. E quindi questa l'abbiamo fatta. Ora, che cosa ci rimane da fare qua? Dunque, qua possiamo... Ah, c'è questa porta che possiamo attraversare e andare nell'altra stanza. Attenzione. Dobbiamo trovare anche una fonte di fuoco, eh. Cabina di proiezione. Ok, qua innanzitutto troviamo un cuore. E Dio solo sa quanto ci serve in questo momento. Ok. E qua delle monete. Finiamo di esplorare il tutto. Ok. Qua abbiamo un proiettore. Sala di proiezione, certo. Ah, qua. Vuoi vedere che sarà identico come la sala degli specchi. Nella sala degli specchi vi ricordate che potevamo vedere i fantasmi solo riflessi nello specchio. Qua possiamo fare una cosa simile, però solo se vengono illuminati. È geniale. Ok. E uno. È andato. Ok. Poi. Altri? No, l'ho illuminato, non sono riuscito a prenderlo però. No, cazzus. Ok, e due. È un po' più difficile rispetto alla sala degli specchi. Perché qua non vediamo effettivamente il riflesso. Vediamo solo l'ombra e anche poco oltretutto. Ok. Bene. E sono tre con questo. E quanti cavolo siete? Qua c'è un altro bastardone. Che mi ha preso alle spalle. Infame. No. Merda. Odio quando fa così che lo illumina e non riesce a prenderlo. Ok.
No, ma di nuovo, cazzo. Dai. Ma no, ma che palle. Mica odio quando fa così. Piglialo. Porca troia. Ma dai. Cioè, veramente, mi stai facendo impazzire. E mica sono finiti ancora, eh. Mo' due addirittura. Guarda, guarda. Ok, prendiamolo. Ce n'erano due, potevo quasi prendere più assieme. E ancora uno. Mica, sta diventando lunga sta cosa per niente. Ok, dai. Guarda che. Ce n'era un altro, che bastardo. Guarda te. Vieni qua. Ce n'è ancora uno. Dai, diamogli un taglio a sta cosa. Ok, vieni qua. Vieni qua, minchia, 3 ore per fare sto pezzo, ma non è possibile. Ok. E qua un altro oggetto. È il guanto di Mario. Beh, è un po' sudaticcio. Vabbè, ho capito. Ok, qua abbiamo anche l'altro. Boo. Ok, no, guarda quello finto. Quindi qua dentro. Bene, questo è Shamu. Dove cazzo vai? No, 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 tu stai. Qua non te ne andare. Dove sei andato, cazzo di. Boh, è andato nell'altra stanza. Ora da quale parte sarebbe? Ah, nel corridoio, nel corridoio. Che due coglioni, però, madò. Gli mancava niente di vita. Ma non chiamarlo, gli mancava niente di vita. Quindi dovrebbe essere da questa parte. Sì. Perfetto, preso. Quindi siamo a 15 su 50. Va bene, va bene, va bene. Salva. Ora, vediamo dove possiamo passare. Dunque, dunque, dunque. Dovremmo tornare. Dunque, al piano di sotto, vero? No, al piano di sotto, al piano di sopra. Sì, al piano di sopra, che abbiamo quella porta da aprire. Allora facciamo così: torniamo al piano di sopra e raggiungiamo quella porta. Dobbiamo praticamente prendere le scale dalla hall. E andare là, e allora facciamo che farlo subito. Ok, passiamo di qua e adesso andiamo sopra, al piano di sopra, e andiamo ad aprire quell'altra porta. Dobbiamo sempre trovare un focolare o qualcosa per prendere l'elemento fuoco, se riusciamo. Comunque, qua e poi nella porta questa qua di fronte. Va bene. Sì, senza troppi indugi. Ah, questa è la stanza quella dei gemelli. Vi ricordate che c'erano i. Abbiamo sconfitto il bebè, ma poi si parlava anche di due gemelli. Ecco, sono qua. E vi ricordate che diceva anche che per farli incazzare bisognava muovere i loro. Come si dice? I loro aeroplanini. Ecco, dobbiamo proprio fare questo qua. Ora, prima esploriamo il tutto e poi facciamo quello che dobbiamo fare qua. Un altro posto è tipo quello del bagno del piano di sotto. Si può spirare? Non si può spirare? Allora, vaffanculo. Possiamo anche salire su. Wow. Figata. E controlliamo ancora se c'è qualcosa. No. Allora, facciamo così. È un po' un casino. Comunque dovrebbe funzionare. Sì, esattamente. Eccoli qua, i due gemelli del destino. Ehi tu, che ci fai da tutto soletto? Ehi, vuoi giocare a nascondino con noi? Sta molto di Shining tutto ciò. Vuoi giocare con noi? Per sempre. Ah, bene, giochiamo. Va bene. Sì. Bene, ora ci nascondiamo. Aspetta fuori. Ok, quindi. Mario, basta chiamare Mario. Apri la porta, non chiamare Mario. Benissimo, ora puoi entrare. Basta chiamare Mario. Che il comando di azione è quello per chiamare Mario uguale. Che poi non ho ben capito cosa serve, comunque. Ok. Non era qua. Sbagliato. No, no. No, no. Ok, quindi dobbiamo rifare. Cosa va? Totalmente a culo questa cosa? Immagino di sì. Ma se va totalmente a culo. Cioè, è preoccupante perché vuol dire che potremmo stare qua 2 giorni. No, e dove erano? Dai, mi stai prendendo per il culo però, dai, veramente. Ok, li abbiamo trovati, cazzo. Ok, non male, baffo. Ok, uno e quindi l'altro sarà qua adesso. Sì, ovviamente. Trovati. Ehi, non è giusto. Gioca lealmente, imbroglione. Io gioco lealmente, stronzo.
Cosa devo fare? Ok, ti aspiro tanto per cominciare. Cominciamo a aspirarne uno e vediamo se riusciamo a... Minchia, la bomba, e vabbò, però, la bomba in testa, cazzo. Ok, io devo aspirare prima il mezzo, in modo da... Ok. E poi... No, dove sei? Perfetto, beh, un po' uno, un po' l'altro. Sarebbe stato più comodo a farli fuori uno per volta, comunque. Certo. Ok, questo era già 50 e rotti, quindi... Dai, 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 dai. Qui sono stronzissimi. Non mi lanciare la bomba in testa, per cortesia. E dai, aspiro, non manca niente. Ok. Perfetto, ti tolgo anche la roperina a te, così almeno smetti di giocare. E allora vai, vieni qua. È il tuo turno, carissimo. Vieni qua. Dove pensi di andare? Ma dove pensi di andare? Non mi far prendere quel fungo, perché se no mi allunghi solo lo scontro per niente. E tu sai benissimo di essere scarso, basta. Ok, è andato. Sti cacchi di gemelli. Stati veramente tosti, devo dire. Anche perché quelle stanze sono piccoline. E quindi, sai, non è proprio semplicissimo. Qua cosa troviamo? Troviamo... Oh, la scarpa di Mario. Puzza di piedi. Vabbè, è una scarpa, Luis. Ok, e quindi abbiamo trovato quattro elementi di Mario. Ne manca uno. Ok. Quindi c'era quella stanza lassù che ci serviva il fuoco per poterla raggiungere. C'è una stanza... però non mi ricordo più dov'era adesso. Una di queste stanze qua all'inizio. E poi c'è ancora il piano di sotto, in realtà, possiamo ancora aprire quella porta di sotto. Possiamo, ecco, facciamo che andare. Beh, facciamo le cose un po' con calma. Ah, tanto c'è il Boo nascosto, quindi prendiamoci anche il Boo. Buris Termini. Ok, questo è ben 100 di punti vita. Minchia, questo sarà tosto da fare fuori. Ok, eccoti qua. Non ti infilare in qualche cazzo di stanza che non posso raggiungere. Ok, beccato. Mamma mia. Molto bene, salviamo. Sì. Devo andare a fare quella cosa delle piante. Ok. Va bene, devo andare. Perché vi ricordate che avevamo innaffiato una pianta? Ecco, dobbiamo, mi sa, tornare di nuovo là sotto. Ma dov'era però? Ah, bel casino, vatti a ricordare dov'era. Era probabilmente al piano di sotto, all'esterno. E vatti a ricordare, dobbiamo tornare giù, dobbiamo tornare giù. Tra l'altro qua ci dà, siamo venuti nella stanza dove abbiamo sconfitto il ciccione prima, ci dà un altro Boo. Ok, abbiamo trovato Boo Audace. Non fuggire. Di nuovo. Di nuovo è fuggito. Dove sei andato a finire? Nella stanza a fianco, nel corridoio. Beh, allora ti vengo a prendere subito e poi ci liberiamo di te e andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Comunque ho preso di nuovo quell'elemento fuoco, che è quello che ci serviva. Ci sarebbe servito già a inizio parte, quindi in realtà è una buona cosa che l'abbiamo trovata adesso. Prima assorbiamo... Dai! Vergognati. Vergognati, cioè mancavano... Bah! 3 punti vita. Adesso dove sei? Di qua adesso? Non lo so. No, di qua no, di sicuro. Dai, minchia, 3 punti vita ti mancavano. Dobbiamo bagnare di nuovo la pianta, mi sa. Sì? Esattamente, vedete che è cresciuta nel frattempo. Tra un capitolo e l'altro è cresciuta. Ok. Cresci? Dai, ti sto bagnando. Ok. E che cosa succede? Wow. È diventata gigantic. Non so bene a cosa serve tutto ciò. Però... avrà sicuramente un'utilità. Ok, qua c'è un altro di quei cazzo di buson. È Bulligan questo. Questo è un Bulligan. Non scappare, stai qua, bastardo. Che già me ne è scappato uno prima, per cortesia. Ok, salva. Bravissimo. Perfetto. Tanto devo ancora trovarlo. Trova 3 punti vita. Porca Eva, 3 punti vita. È vergognoso che mi sia scappato. Allora io riprendo di nuovo il fuoco qua perché mi serve. E poi devo tornare al piano di sopra. Bene, siamo tornati al piano di sopra, in questa stanza. Ora che abbiamo il fuoco, effettivamente potremmo accendere tutte queste belle candelozze.
Bene. E ne manca una. E ne manca anche queste. Ok, perfetto. Sembra di averle accese tutte, invece non ho accesa nessuna. E qua cosa succede? Oh, attenzione! Ah, di nuovo questi tipi timidi, Shy Guy, che bisogna aspirargli la maschera per poi lasciarli inermi e bam, aspirarli. Il problema è che non sono tanto quelli che aspiriamo, sono quelli che rimangono fuori, che sono fastidiosi. Bastardo. Venite fuori. Ok. Muori. Perfetto. Dove sono gli altri? Ok. Benissimo, questi qua sono fastidiosi. Perché poi danno dei cazzo di cartoni infamoni. Ok, aspirali la maschera. Abbaglialo e via. Questi qua hanno il doppio dei punti vita, eh. Ne hanno ben 20. Aspetta. Ok, dove sono gli altri? Saltate fuori. Ok, via la maschera. Anche a te. Forse, stavo cercando di aspirarne due per in un colpo solo, ma non è proprio facilissimo. Ok, e dai, lasciami. Ok, aspiralo. No, bastardo. Vieni qua, togli la maschera. Bene. No, adesso quello mi viene ad abbracciare. E certo, lo sapevo. Basta, muori, cacchio. No, è fastidioso quando sei concentrato su uno e l'altro ti viene a rompere le palle. Ok. Bene. Li abbiamo aspirati tutti. E qua abbiamo anche il Boo. No, la bomba. Cazzus. Allora sarà di qua. Non chiamare Mario. Ok, questo è Busvaldo. Che cazzo vai, Busvaldo? Devi stare. E se ne va in un'altra stanza. Porca Eva. Ma dai. Cazzo vai? Devo andarlo a inseguire. Guarda te che devo andarlo a inseguire. Ok, dove cazzarola è? In questa stanza qua? O no? Fa vedere, minchia che palle. In quella stanza lì che devo raggiungere. Come la raggiungo? Ah, devo. Oddio, come la raggiungo quella stanza? Devo fare tutto il giro? No, dai, veramente. Veramente, dai, ma devo fare tutto il giro perché non c'è una porta di qua. Dovrei fare tutto il giro dall'altra parte. Sì, rimani tranquillamente dove sei, te lo dico, cioè non ti vengo a inseguire, cazzo di Busvaldo, come cavolo ti chiami, cioè non esiste proprio, io di impazzire dietro a te non ho più nessuna voglia, abbiamo un gioco da portare al termine, e allora niente, passiamo di qua, e andiamo, tanto qua, possiamo muovere il lampadario, c'è qualcosa, sì, direi di sì, cacchio, bene. Qua dove c'era Busvaldo c'è qualcosa? Sì, un cuore. Minchia, per una volta. Abbiamo di nuovo la vita piena dopo quanto tempo? Dopo ere geologiche. Va bene. E qua cosa troviamo? L'osservatorio. Ok, c'è qualcosa qui? No. Ok, c'è un telescopio. Ok. Cosa hai trovato, caro Luigi? Qua, se non ricordo male, dovremmo trovare l'ultimo oggetto di Mario. Se non ricordo male. La luna. Wow. Ah, e. È sparita la. Wow. Wow. Sì, mi ricordo quello che devo fare. Devo lanciarla sul. No, ho sbagliato. Devo lanciarla sulla luna. Questa tipo. Questa specie di meteorite che cade. Preso. Sì. Boom. Facciamo detonare la luna. Come nelle migliori puntate di Dragon Ball. Si crea questa sorta di pista arcobaleno di Mario Kart. Oh, eccoli. La stella. La stella. Il quinto e ultimo elemento per andare sulle tracce di Mario. Quindi adesso prendiamo la stella e poi andiamo dalla tizia, dalla maga, non mi ricordo più come si chiama. Clara Vista, qualcosa del genere. Hai trovato la stella di Mario, bella luminosa. E certo, ovviamente. E quindi adesso possiamo tornare indietro e andare dalla maga. Allora, io direi di fare una cosa. Direi di andare
Adesso tra l'altro devo vedere dov'è perché non mi ricordo più. Ok, la maga dovrebbe essere qua sotto se non ricordo male. Siamo andati poco fa. Ok. E devo di nuovo illuminarti per, sì, per destare la tua attenzione. Va bene. Ok. Perché se no ogni volta non si vede. Va bene. Tanto com'è che ti chiamavi già? Veggente, com'è che ti chiamavi? Non me lo dici? Ah, Madame Clarissa. Sì, Madame Clarissa. Che cos'è? Ma è il guanto di Mario. Ah, ancora tutto sul gaticcio. Oh, arrivano. Arrivano gli spiriti. Venite spiriti della forza, venite spiriti della reggenza. Mostratemi le cose ripilanti. Se è la solita formula che ha detto prima. Ok. Va bene, ma non ci interessa. Tanto sappiamo già cosa ci vorrei dire. Mostraci questo Mario. Arriva la luce degli spiriti, mostraci. Sta formula magica lunghissima. Mario imprigionato, ma dove? O dove lo tengono? Sì, un quadro. Mario è stato intrappolato dentro un quadro. Ok, tu mi stai perculando, perché io queste cose già le so, eh. La mia sfera mostra uno strano altare e avanti, stupida sfera. Sì. Ok, va bene. Va bene, io ti do anche gli altri indizi se vuoi, eh. Ascolta, è la voce del tuo caro Mario? Oh, orrore, cos'è? Un re? Rebu? Ma chi è sto Rebu? Non capisco proprio che significhi, ma attento a Rebu, è questo ciò che tuo fratello vuole dirti? Oh, sì, un Bu con una corona in testa, lo vedo. Questo è Rebu, ecco, è lui che ha catturato il tuo Mario. Va bene, non puoi dirmi altro, va bene, allora ti do anche l'altro indizio. Ah, lo sento, tuo fratello Mario. Ti chiede aiuto. Cosa? I poteri dei Bu? Vuoi dirci qualcosa sui loro misteriosi poteri? Ah, i Bu hanno di sicuro dei poteri particolari. Quando si raggruppano la loro forza aumenta, ma temono il tuo potente Poltergeist 3000. Non l'avevo intuito. Temo di poter leggere soltanto un'altra delle cose proibite di tuo fratello. Le forze mi abbandonano. Sì, ma tanto io sono più un oggetto, cioè. Tra l'altro non è che ho tutta la voglia di stare qua fino a domani mattina, eh. Vediamo cosa ti do adesso. Cos'è la stella? Mi appare una scena davanti agli occhi. Che cos'è? Bowser? Come può essere? Vedo l'odiosa figura di Bowser. Bowser è forse da qualche parte in questo palazzo? Non ci credo. Eppure lo vedo. Pensavo che Mario avesse sconfitto Bowser per sempre. Forse Rebu ha fatto tornare Bowser? Sarebbe terribile. Beh, per te. Ah no, i miei poteri svaniscono. Gli spiriti vanno via. Non posso farti vedere altro, Luigi. Ora non ho più poteri, ma ho dato voce a ciò che gli spiriti mi hanno mostrato. Ora posso tornare soddisfatta nel mio quadro. Rimandami nel quadro, baffone aspiratutto. Ah, finalmente posso tornare in santa pace nel mio quadro. Un mare tranquillo, di oli e tempere. Grazie, grazie a te, caro Luigi. E quindi ti devo anche aspirare oltretutto alla fine. Va bene. Quindi, ci ho dato una mano, ma in realtà era un nemico. Certo, un fantasma. Chiaro. Ok, e noi ti rimanderemo da dove sei arrivato senza problemi. Non prendere il fungo per cortesia, perché non mi farebbe per niente piacere. Ok, è rimasta agganciata lì. Se non mi prende nessun fungo, sto bene qua dove sto. Ok. E dai. Grandissimo. Poi, alla fine ti liberi, no, eh? Tranquillo. Minchia, ma ha dovuto per forza colpire il fungo alla fine. Basta, che roba. Torna grande per cortesia. Ah, tra l'altro la voce. Ok, è tornato normale. Apriamo questo e troviamo la chiave. Per andare dove? Abbiamo ancora la mansarda, tra l'altro, da fare noi, esattamente, infatti dobbiamo proprio andare lì. E mi sa che dovremmo andare a cominciare a fare quella parte lì. Quindi adesso in realtà qua abbiamo fatto tutto, le stanze le abbiamo esplorate tutte, bisognerebbe solo trovare i vari Bu. Abbiamo ancora il piano sotterraneo, dove c'era la caldaia. Però mi sa che ancora non possiamo fare niente qua, eh. E no, dovremmo poi andare sopra, perché al primo piano c'è ancora una porta che non si è ancora aperta. E niente, dobbiamo andare poi su in mansarda. Però va bene, nel senso, abbiamo fatto già. Ah, tanto c'è ancora un altro Bu qua. Adesso lo cerchiamo. Ok. È Buigi questo, ok. Prendiamolo, non scappare. Vieni qua, dove cazzo vai? All'ultimo te ne volevi andare. Bene, così prendiamo ancora questo e possiamo salvare tranquillamente. Potremmo andare a cercare tutti i vari Bu, adesso. Tanto qua in questa stanza c'è ancora un altro da catturare? No, forse di qua no. No, di qua siamo a posto. Va buono. E niente, allora facciamo una bella cosa. Tanto abbiamo salvato perché abbiamo ottenuto un Bu e quindi siamo a posto. Ma in realtà, facciamo una bella cosa. Usciamo nella stanza principale.
Andiamo qua, salviamo da Todd e concludiamo l'episodio. Nel prossimo episodio andremo a sopra, nella Mansarda, a vedere cosa c'è da fare. Non è lunghissimo questo gioco, però comunque ci pone dei bei momenti, delle belle sfide. Quindi niente, questa parte finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Vi invito a mettere come sempre un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Noi ci salutiamo e ci vediamo domani con la prossima parte di Luigi's Mansion per Nintendo GameCube. Quindi alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!